Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi voglio finalmente mostrarvi dei prodotti che sto aspettando da un po' di giorni. Non vedevo l'ora di avere il pacchettino qui nelle mie mani e spacchettarlo con voi e andare a vedere insomma se questo acquisto è stato azzeccato o meno. Innanzitutto andiamo ad aprire la confezione, che è questa qui. Per le più esperte staranno capendo di cosa sto parlando. E in pratica ho acquistato i prodotti di Charlotte Tilbury. Per chi non la conoscesse, è una makeup artist britannica che insomma ha formato il suo brand, marchio di prodotti cosmetici e anche tanti altri per la cura della pelle. Si presenta in questo modo e più o meno ci ha messo 5 giorni lavorativi il pacchettino ad essere a casa. Non ho pagato spese di consegna perché superando un tot le spese sono gratuite. Ho acquistato col 20% di sconto ed è una combo di prodotti, insomma, è un pacchetto unico che già è rivenduto in questo modo sul sito. L'ho trovato molto molto conveniente per la qualità di cui sento tanto parlare e anche perché sono fissata per quanto riguarda questi prodotti, ma ora capirete tutto insieme a me. Subito si notano i campioncini e il bigliettino che c'è in alto. Allora, innanzitutto il pacchettino si apre e c'è lei. Qua troviamo un dépliant con tutti i prodotti, o perlomeno alcuni prodotti. Qua c'è scritto quello che ho acquistato e anche i campioncini che ho avuto in omaggio. Comunque, un dépliant carino. Ho avuto due campioncini in omaggio. Questo è gigantissimo e sarebbe la sua crema da notte. Quindi ce n'è anche un po' dentro. Non so quanti ml siano di preciso, ma comunque non vedo l'ora di provarla. Io ultimamente sto finendo un sacco di prodotti anche per quanto riguarda creme, cioè dovrei ricomprare il mondo. E poi ho ricevuto questi qua, che sono tante shade del suo correttore. Diciamo che i campioncini li ho selezionati io, ma neanche più mi ricordavo, ci ho messo un po' a caso. E qui, insomma, vedete il correttore, avete la possibilità di provare tutte le tonalità. Quindi, aprendo il pacchettino, ci sono due prodotti che insomma mi hanno incuriosito un bel po'. Non potete capire quante recensioni ho letto su questi prodotti prima di acquistarli e ne parlano tutti non bene ma di più. Il primo prodotto famosissimo è questo qua, l'ultimo fondotinta uscito appunto, e voglio dirvi anche che comunque questo brand, questo marchio tende tanto a fare prodotti per le persone age, quindi con pelle un po' più matura. Quindi sono tutti prodotti molto luminosi, arricchiti del suo siero idratante e tanti con principi all'interno, insomma, che oltre ad essere un cosmetico è anche un trattamento. E io ho voluto acquistare questo fondotinta che si chiama Airbrush Flawless Foundation. Nella colorazione l'ho preso alla fine nella colorazione 3 Natural. Allora, innanzitutto ve lo mostro e poi vi parlo un attimo delle colorazioni, perché questo fondotinta è presente in 44 tonalità. È questo qui, è stupendo, veramente bello, lo sto guardando anche io per la prima volta. Bello bello bello, è molto molto elegante, così ad occhio mi sembra di averci preso. Comunque un fondotinta presente in 44 tonalità con 3 sottotoni, quindi caldo, freddo e neutro. Io principalmente tendo a comprare prodotti con un sottotono caldo, quindi giallo, però ho letto di questo prodotto che quelli con sottotono giallo tendono molto all'arancio. E poi un'altra cosa stupenda è che, questa cosa veramente mi è piaciuta tantissimo, avete la possibilità direttamente nel sito di inserire un fondotinta che voi avete o anche un correttore. Esempio, io ho preso in considerazione che di MAC utilizzo il fondotinta NC15, ho inserito questo colore, questo brand, insomma, e è saltato fuori dal sito direttamente che la mia colorazione ideale sarebbe stata la 3 Natural, anche se io ne ho decisa con la 3 Cool, se non sbaglio si chiama, comunque quella più caldina, insomma, più giallina. Però la 3 Natural all'interno sia un po' di naturale, quindi di rosato, però tende anche al giallino. Cioè, insomma, è abbastanza facile e non solo MAC riuscite a trovare nel sito, perché io all'inizio avevo inserito addirittura il colore del fondotinta di Catrice, cioè veramente qualsiasi prodotto vi riconduce poi al fondotinta di Charlotte Tilbury, insomma, e quindi niente, non mi è stato proprio difficile sceglierlo, e
più che altro era indecisa col sottotono. Anche se sono 44 tonalità, diciamo che appunto non è stato Mi ha colpito difficile. questo fondotinta innanzitutto perché è un fondotinta adatto per pelle mista, grassa. Quindi un fondotinta che resiste all'umidità, al sudore ed è anche waterproof. Lo descrivono come leggero, però molto coprente, addirittura un full coverage. E quindi io di solito tendo a comprare comunque fondotinta normali. Non ricerco il full coverage perché poi dà anche l'effetto mascherone. Però questo qua viene descritto appunto come un fondotinta che è coprente, però non dà l'effetto mascherone o maschera di cera. E quindi ho voluto assolutamente provarlo. Andiamo finalmente a vedere la pompetta, che poi è girata dall'altro verso, e voglio vedere con voi la shade. Un'altra cosa importante è che dicono che questo prodotto ne basta pochissimo per fare tutto il viso, quindi con una pucciata riuscite a fare tutto il viso, vi avanza anche il prodotto. Quindi anche se è un prodotto costoso, secondo me si ammortizza abbastanza bene nel tempo. La colorazione è questa, vedete che di fondo c'è un po' di giallo. Ha una buona profumazione, neutra però, e la colorazione mi sembra più o meno giusta. Più o meno. Voglio un attimo provarlo in combo a quello di MAC, che poi appunto, come vi dicevo, avendo inserito l'NC15 mi è spuntato questo. Quello di MAC è così. Vedete, questo l'ho sfumato, diciamo, più o meno. Quello di MAC forse è leggermente un po' più giallo, meno neutro, o perlomeno io dal vivo lo percepisco, però diciamo che si fonde abbastanza bene anche quello di Charlotte Tilbury. Ho fatto benissimo poi a prendermi la naturale perché già così vedo che un po' ossida, cioè so che questo fondotinta, specialmente provato sulla mano, ossida, ma anche nel sito sono abbastanza onesti e ve lo dicono. Che comunque di mezzo tono ossida questo prodotto, e quindi ho preferito prendere una shade magari anche leggermente più chiara perché poi dopo scaldiamo il viso col bronzer e quant'altro. Comunque la colorazione mi sembra abbastanza giusta. Il prodotto, neanche il tempo che sto prendendo la salvietta, si è già settato, si è già fissato, il che mi piace tanto perché per il mio tipo di pelle va benissimo. Non penso che sia un fondotinta adatto per chi ha una pelle secca, sicuramente no, ma trovate altri prodotti, altri fondotinta per questa tipologia di pelle. All'interno ha anche dei principi idratanti che va a ridurre l'aspetto delle rughe, quindi il che si fa molto interessante ed ha una scadenza, vediamo un po', ha una scadenza di 18 mesi, quindi anche se ha il prezzo che ha, che ora vi faccio vedere, vi dirò tutto anche mostrandovi l'altro prodotto, devo dire che a mio parere se non si tende a comprare altri prodotti, essendo che questo ne basta poco, lo tirate avanti veramente per un anno e mezzo e quindi è perfetto. L'altro prodotto super mega famoso è questa qua. Innanzitutto, non so, è da notare i pack, sono molto molto eleganti da signora, il che può piacere come non può piacere, ma devo dire che io trovo molto elegante questo fondotinta, è importante. Comunque ho acquistato la famosissima Cipria, quindi Airbrush Flawless Finish. Questa è presente in quattro colorazioni, io ho preso la seconda, cioè quindi non la più chiara ma la medium, ecco, quindi due medium, perché in realtà ho già quella di Nabla, e che è molto molto chiara e diciamo che è l'unica compatta che ho al momento, ah no scherzo, anche quella di Too Faced, l'ultima che minimizza i pori veramente alla perfezione, mi piace tantissimo. Comunque, ho tutte ciprie in polvere libera, tutte traslucide, tutte molto chiare, molto bianche, compresa quella di Nabla, e quindi ho preferito prendere una cipria che ha giusto un po' di colorino per conferire un po' di coprenza in più. Comunque, immaginavo che facesse riflesso, ma la cipria è questa qua, come vedete, tutta specchiata in oro rose. La cipria a scadenza 30 mesi. Quindi è tantissimo e come vi dicevo è la colorazione numero 2. Scusate, ma io tendo sempre ad odorarli. All'interno c'è uno specchietto e la cipria si presenta in questo modo. Vedete che comunque è chiara, però è colorata. Così facendo non mi ritrovo questa faccia da mummia che ho oggi, sbiancata, ma comunque conferisce un po' di colore. Poi so che è molto molto sottile.
e la voglio sentire per la prima volta. Di questa cipria ne parlano benissimo, cioè molto più del fondotinta. Già il fondotinta lo portano qua su, questa, cioè non c'è persona a cui non è piaciuta. La descrivono la cipria migliore al mondo. E appunto, visto che avete visto insomma cosa ho acquistato, posso dirvi che questa combo scontata dal 20% l'ho pagata a 65 euro, e il che può sembrare tanto, però considerando che solo il fondotinta costa 41, la cipria ne costa sempre 41-42, io l'ho trovato conveniente per provare il brand, per provare i prodotti, e sono prodotti che hanno una scadenza lunga, che sicuramente non andrò ad utilizzare nel quotidiano, e sicuramente per tutte le fissate makeup artist comunque che tendono a provare tantissimi prodotti e vogliono il meglio anche per la pelle, quindi che non si accontentano. Insomma, io queste le dovevo avere, devo finalmente provare anche io qualcosa di Charlotte Tilbury, anche perché mi piace tantissimo anche il quad della palette, però comunque vuoi non vuoi sono tutti i colori che già ho. Questi prodotti per la base invece sfrutterò, perché io tendo tantissimo a finirle le cose, e quindi niente, non vedo l'ora di provarli. E dicevo che questa cipria viene molto paragonata alla Close Up in polvere compatta di Nabla. Io ho terminato quella in polvere libera, che erano 30 grammi di cipria, mi è piaciuta tantissimo. Fino ad adesso per me è la cipria migliore che ci sia, perché non secca, le digava tantissimo la pelle, cioè ci sono vari aspetti da considerare, e comunque non vedo l'ora di vedere appunto questa che livelli è. E per adesso vi posso dire anche che sto provando, ed è quella che ho su al momento, questa qui di Too Faced, l'ultima cipria. Veramente minimizza tantissimo l'aspetto dei pori. Poi Too Faced fa questi prodotti stupendi, cioè vedete, ma non mi si vede più mezzo poro nella faccia, veramente li ha cancellati. Vabbè, comunque niente, sono estasiata, io amo tantissimi prodotti per la base, spero che in questo video sia capito qualcosa e che vi posso aver aiutato comunque nel mio piccolo con le colorazioni, ma sicuramente sono prodotti che vi farò vedere in uso, e quindi si capirà sicuramente meglio com'è il prodotto, com'è performance, se può fare per il mio tipo di pelle, quindi ne capirete molto più. Quindi se vi va vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per rimanere aggiornati su tutte le nuove, su tutti i nuovi sviluppi. Vi mando un immenso bacione, vi ringrazio per aver guardato il video e ci vediamo in un prossimo video.